Modello, il campione fornito dal dottor Burr. Notate come le lettere sono leggermente inclinate verso destra. Nel documento che abbiamo preso a Carter, le lettere sono perpendicolari al rigo di base. Ora date un'occhiata alle T. Non c'è stacco della penna sul documento in esame, ma la T sul campione del dottor Burr ha un tratto orizzontale iniziale seguito da un'asta discendente separata. È stata fatta con due movimenti. La ricetta di Carter è certamente contraffatta. Se il dottor Burr non ha scritto quella ricetta, chi l'ha venduta in quel vicolo?